Attimi di paura e possiamo dire tragedia sfiorata qui a Pergo, frazione del comune di Cortona. All'interno della chiesa che vedete alle mie spalle si stava svolgendo la recita dei bambini e ad un certo punto c'è stata un'alta concentrazione di monossido di carbonio. Ci sono state delle intossicazioni e tanta paura. È successo che c'è stato un accumulo di monossido di carbonio mentre si faceva la festa con i bambini per l'Epifania. La cosa strana è che questo si era già verificato a novembre di 2 anni fa e tra l'altro all'epoca fu Don Benito, l'allora parroco, che ne ebbe le peggiori conseguenze. Da quel momento naturalmente sono stati fatti tutti i lavori richiesti per rimettere a norma l'impianto, che è stato certificato. Le persone hanno perso i sensi, ve ne siete accorti così? Allora, è stato prima un bambino, poi una bambina e poi una signora. Però a quel punto diciamo che è venuto fuori il panico. Le persone che erano presenti qui alla chiesa erano circa 100 persone, 18 che sono state trattate, alcune sono andate autonomamente, hanno raggiunto gli ospedali insomma, di Arezzo, Nottola e la Fratta, e altri 2 sono stati centralizzati su Grosseto, 2 bambini pediatrici, e uno sempre dal nostro collega è stato portato a Firenze, sempre a Careggi, per eventuali camere per bambini. In tutto 11 comunque quelli ricoverati? Sì, 11 quelli ricoverati, che sono stati portati a Arezzo e a Firenze. Ma che scenario avete trovato al vostro arrivo? Al nostro arrivo abbiamo trovato le persone che erano in stato di agitazione, che riferivano cefalee, nausee e difficoltà respiratorie. I nostri rilevatori hanno suonato subito l'alta concentrazione di CO2, erano stati attivati dalla nostra centrale sia vigili del fuoco proprio per una sospetta intossicazione. E niente, quando siamo arrivati dopo si sono presentati anche i bambini che riferivano cefalee, nausea e difficoltà respiratorie.